Gentili amiche, gentili amici di Formula1.it, benvenuti a uno dei nostri video editoriali più sentiti, diciamo così, più prestigiosi per quello che è il ricordo che celebriamo oggi. Trent'anni esatti da Adelaide 93, 7 novembre 1993. Per l'ultima volta insieme su un podio Ayrton Senna e Alain Prost. Già di per sé epocale quell'evento, con Prost già campione del mondo e che si appresta a salutare la Formula 1, secondo in quel Gran Premio con la sua imbattibile, incredibilmente performante Williams FW 15 versione C. E con Ayrton Senna che per l'ultima volta su una McLaren quel giorno vince il Gran Premio. Quindi già di per sé un incrocio di destini, di significati, una sorta di passaggio di testimone, di consegne. Senna, come sappiamo, andrà alla Williams per la stagione successiva, però quel giorno nessuno può sapere quello che accadrà poi, soprattutto il 1 maggio del 1994. Io quella giornata l'ho in questo libro che ho scritto, Senna versus Prost, il duello per l'appunto, nel terz'ultimo capitolo di questo libro, e vi ringrazio per i tanti consensi che continuo a ricevere a qualche anno dalla sua uscita. Questa è pubblicità, ovviamente. L'ho definita l'era del rispetto reciproco, quella che iniziava quel giorno. L'era del rispetto perché Senna, vincitore di quel Gran Premio, per l'ultima volta con la McLaren, dopo che, diciamo, aveva celebrato l'ultima comunità di intenti con Ron Dennis, dopo una serie di polemiche che avevano attraversato quella stagione, chiama Prost sul podio, lo abbraccia, gli alza il braccio, attributandogli, diciamo così, lo status di definitivo vincitore con i 4 titoli mondiali del professore. E soprattutto Ayrton Senna in quel momento forse comincia a capire, ma ancora non può avere nitida percezione del fatto che da quel podio in poi sarà veramente solo. Ha detto un altro grande francese, grande quasi quanto il professor Prost, no? Lo diciamo con il sorriso, Napoleone Bonaparte, che devi sempre augurare lunga vita al tuo nemico affinché assista ai tuoi trionfi, sempre. Quel giorno finisce la vita sportiva di Alain Prost e Ayrton Senna non avrà più il suo termine di paragone, quello che in un certo senso l'aveva angosciato, uso questo termine a ragion veduta, stimolato evidentemente, spronato a dare sempre il massimo per tutta la carriera. Senna si è dovuto confrontare con tanti grandi piloti, ma il suo reale termine di paragone è stato Alain Prost. Parentesi cinematografica, quando Ron Howard ha portato sulle scene il bellissimo ma un po' artefatto film Rush, ha celebrato, diciamo, la sfida e anche il confronto tra Lauda e James Hunt come quello più aspro, asperrimo in assoluto della storia della Formula 1, sia per le due personalità che per quello che era il rapporto che intercorreva tra i due. Le cose non erano andate realmente come racconta il film. Il vero confronto tra due che in pista erano nemici, non soltanto avversari, è stato, e nella storia della Formula 1 in assoluto continuerà ad essere, quello tra Senna e Prost. Inarrivabile anche per la coppia Lauda-Hunt, guardando al passato, inarrivabile per quello che è stato comunque il confronto pure molto duro, a tratti molto polemico, tra Lewis Hamilton e Max Verstappen, quindi parliamo anche del presente, ma inarrivabile in assoluto per i due profili caratteriali incompatibili, ma che proprio per questo lo dice proprio Alain Prost,
rappresentavano un risvolto l'uno dell'altro. E nel dire non sono in nulla assimilabile a lui, ma non saprei immaginare la mia carriera senza di lui, Ayrton Senna consapevolmente tributa l'onore massimo che un grande avversario possa tributare al suo contraltare. Di mezzo, se vogliamo, ci sono anche le macchine, ovviamente, parliamo di Formula 1, però quella Williams del 1993, che era un reale prodigio di elettronica e di soluzioni, diciamo, oltranziste, da farla soprannominare dallo stesso Prost un Airbus, quando doveva essere accesa necessitava di tre portatili che gli ingegneri attivavano, le famose, non so se dire famigerate, sospensioni attive che in buona percentuale, per quanto riguarda gli assetti, pilotavano la macchina da sola, quindi pensate in mano a uno come Prost. Quella Williams, con i cambiamenti regolamentari che ci saranno poi al termine del Mondiale 1993, diverrà una macchina nella sua evoluzione di mostruosa potenza che rimane tale, ma che perde tutti quegli ammennicoli elettronici che contribuivano alla sua stabilità, al controllo della trazione, all'intelligenza delle sospensioni, e diverrà pericolosissimo. Adesso è inutile qui stare a ricordare quello che poi è l'epilogo della vicenda. È bello però rivedere il finale del rapporto Senna-Prost e l'inizio appunto di quella che fu l'era del rispetto dopo Adelaide 1993. Premesso che già un podio con loro due è una cartolina della Formula 1 a futura memoria, in peritura. Di loro due che finalmente si parlano, sciolgono i nodi della loro inimicizia, perché il termine rivalità è troppo poco per Senna e Prost, dell'acrimonia che hanno avuto l'uno nei confronti dell'altro, delle scorrettezze in pista in questo senso, si può essere o non essere d'accordo, ma statisticamente più quelle di Ayrton Senna nei confronti di Alain Prost che non il contrario. Prost ha adottato poi, visto il suo carisma, la sua importanza, il suo peso anche politico all'interno della Formula 1, diciamo che ha tentato di rivalersi in sede, diciamo così, politica per l'appunto. È bello continuare a non capire chi sia stato il cattivo, chi sia stato il buono, soprattutto magari arrivare a comprendere che non c'è stato né un cattivo né un buono, ma ci sono stati due avversari i quali sapevano l'uno dell'altro che non avrebbero avuto le cose, nessuno dei due le cose che aveva l'altro. Alain Prost non ha mai tentato, molto intelligentemente, di emulare, diciamo così, le vette assolute che dal punto di vista prestazionale Ayrton Senna riusciva a raggiungere, anche se si rimproverava, perfezionista com'era, di non raggiungerle troppo spesso sul giro secco, sul bagnato, per quanto riguarda le velocità di punta. Probabilmente Ayrton Senna, pur essendo grandioso, uno dei più grandi di sempre, a me poi non piace stilare le classifiche del sempre perché lasciano il tempo che trovano e alla fine abbiamo tutti ragione con le nostre idee. Però Ayrton Senna, dal punto di vista gestionale, probabilmente sapeva che con tutta la sua grandezza non sarebbe mai riuscito ad arrivare alla programmazione del professore, il quale se ne fregava a volte in qualifica di girare col serbatoio pieno perché già puntava a ottimizzare la macchina per il passo gara e insomma, potrei fare tanti altri esempi di tante altre vittorie di Prost, così come di alcune vittorie di Senna si può dire che soltanto Senna avrebbe potuto coglierle e in alcune occasioni, anche in quel mondiale del 93, dal punto di vista, diciamo così, dell'ottimizzazione della macchina, era riuscito poche volte in quell'anno perché quella Williams era perfetta, ma a lasciare Prost, diciamo, a distanze siderali, quando il meteo lo aveva consentito, quando le condizioni, le caratteristiche del tracciato lo avevano consentito. Che cosa resta di questo grande duello, di questa sfida che proprio nel novero delle grandi sfide sportive in odio, perché dobbiamo usare questa parola, perché è un risvolto dell'amore, diciamo così,
è l'altro emisfero dell'amore e probabilmente un sentimento più radicale dell'amore stesso. In termini di odio, quello che è stato il confronto Senna-Prost, togliamo anche l'aggettivo sportivo, di odio e basta, supera quello che per il tennis è stato quello tra McEnroe e Borg, per esempio, supera quello che nella box è stato il confronto Mohamed Ali-Joe Frazier, con tutto il trash talking che si portava presto, cioè gli insulti reciproci, soprattutto quelli di Ali. È stato un qualcosa che lucidamente i due hanno condotto percependo sempre l'altro come nemico, non come avversario, non come antagonista. Da questo punto di vista il fascino letterario della sfida c'è tutto, e probabilmente questo titolo col senno di poi, il duello, diciamo, è anche un pochino troppo edulcorato rispetto a quello che fu il vero status di ciò che provavano l'uno nei confronti dell'altro, il vero status del confronto per tutte le volte in cui si sono confrontati. Senna aveva messo Prost nel mirino addirittura prima di Monaco 84, quando con la Toleman credeva di aver vinto e il professore con la McLaren l'aveva spuntata veramente per tanto così. Ricorderete, pagando poi il professore in quel 1984 per mezzo punto, la mancata prima soddisfazione mondiale a vantaggio di Niki Lauda, ma poi si sarebbe ampiamente rifatto, perché in una manifestazione di auto d'epoca Senna e Prost avevano raggiunto insieme in macchina il grande pilota francese già affermato, lo sconosciuto brasiliano definito talentuosissimo dal tempo dei kart, il campo di gara, si erano parlati anche simpaticamente, poi Prost dice: quando io mi misi con la macchina davanti in prima fila, lui cominciò a non parlarmi più. Ecco, qui c'è anche la, diciamo, complessità caratteriale di Senna, le zone d'ombra della sua anima, del suo modo di porsi, del suo modo di essere, il suo perfezionismo che non ammetteva intralci di alcun tipo, perché Senna non era simpatico alla maggior parte dei suoi colleghi, anche quelli che dopo la morte lo hanno celebrato, questo va ricordato. E Prost probabilmente aveva già capito che quel profilo caratteriale così unico di quel ragazzo all'epoca sconosciuto aveva però la tempra giusta per dargli filo da torcere fino proprio alla fine dei suoi giorni in Formula 1. E allora quando Prost esce di scena, Senna si accorge che il francese gli manca tremendamente, glielo dice anche durante una manifestazione a beneficio dello sponsor Elf, lo possiamo nominare, credo, sul tracciato di Imola, ironia amarissima della sorte, prima che inizi il mondiale, con Prost presente in cuffia, Senna dice: Alain, ci manchi, torna. Ma quel ci manchi è in realtà un mi manchi, perché uno straordinario, durissimo, odiato avversario ti migliora, ti spinge a dare sempre il massimo, ti fa avere davanti sempre uno specchio, in latino speculum, è colui che rappresenta il tuo contraltare da ogni punto di vista, che quindi ancora più che battere lui ti dà lo stimolo per battere ogni volta te stesso, e attraverso quello, come diceva Napoleone Bonaparte, far gioire te del dolore che prova il nemico quando ti vede vincere, non dell'abbattimento, non della frustrazione, del dolore, ovviamente, perché ogni vittoria di Alain Prost è stata una sconfitta di Ayrton Senna in tutte quelle stagioni, e chiaramente vale anche al contrario. Allora, quel giorno ad Adelaide, su quel podio del 7 novembre 1993, probabilmente va in scena quello che per l'amore sarebbe un bacio, il commiato tra due che saranno destinati a mancarsi per motivi diversi, molto diversi, e ragioniamo fino al 30 aprile 1994 in questo senso, e che hanno probabilmente acquisito definitiva lucidità e una definitiva presa di cognizione su un aspetto in particolare, che ognuno dei due, tutto ciò che è stato,
lo deve in buona parte anche all'altro. È un prodigio della rivalità sportiva, che solo rivalità non era, l'abbiamo detto, che era una assoluta forma di odio, un sentimento a due più potente dell'amore, e che francamente noi ci siamo goduti per tante stagioni. Continuiamo a ringraziarli entrambi, perché che si fosse tifosi del professore francese, che si fosse tifosi del fenomeno brasiliano, tutto ciò che sono stati, senza l'altro non sarebbe stato possibile, né per l'uno né per l'altro. Questa era la Formula 1 di quegli anni, una Formula 1 già estremamente tecnologica, però animata da profili caratteriali enormi, sopra i quali e anche al di là dei quali, in un certo senso, questi due svettavano in modo netto, marcato e irripetibile, secondo noi. Grazie per l'attenzione.